Io penso che nella nostra civiltà occidentale l'uso della musica di sottofondo, la musica passiva, la musica che tu non hai scelto di sentire, che la devi sentire perché sei al bar, ieri sera abbiamo preso un aperitivo prima di venire in teatro, in un posto dove la stufa non c'era, faceva un po' freddo, però c'era la musica in testa di qualche cosa, un rap. Cioè questa musica ovunque, questa musica non ascoltata, non scelta, questa musica passiva, secondo me contribuisce molto alla barbarie del pensiero, cioè a pensare che un linguaggio come la musica, che è un linguaggio che dice delle cose, possa essere un tappeto, possa essere una carta da parata, possa essere qualcosa di relato a quello che succede, no? E magari a volte addirittura spacciato per opera d'arte, perché per esempio ci sta chi lo fa con la musica classica addirittura, no? E mi ricorda tanto quei miliardari texani degli anni 50-60 che si facevano gli asciugamani con la Gioconda, i tappeti a terra con Caravaggio, perché ecco, questo che con le arti figurative è molto visibile, la barbarie di uno che si fa l'accappatoio con Van Gogh, e, insomma, stare a prendere e mangiare i cannelloni con la musica di Ravel di sottofondo per me è molto diverso. Sono contento che ne abbiamo parlato, perché io una cosa che penso è l'Italia ha la più grande generazione di sempre di musicisti vicini, ovviamente c'è il primo Morricone, ma quanti, non so quanti sono musicisti di una volta, insomma, occorre citarli perché facciamo proprio tutto. C'è una scuola italiana di musica da film che è l'archetipo, è Lavagnino, ma un altro grandissimo musicista di musica da film poco conosciuto e poco citato è Cicognini, sì. Hanno inventato un linguaggio di musica da film che ha fatto scuola anche in America. Lavagnino è stato uno dei primi che, approfittando del microfono, usava uno strumento singolo o due strumenti, registrandoli al microfono, e quelli bastavano per riempire una scena panoramica, laddove ancora Hollywood faceva questo con enormi orchestre sinfoniche, sempre l'invenzione del grande cinema del dopoguerra, fa di necessità virtù e i pochi mezzi che diventano un'invenzione artistica come il cinema nelle strade. Noi abbiamo avuto una grandissima scuola, i più grandi, Lavagnino, Cicognini, Nino Rota, Morricone, Rustichelli, Trovajoli, che hanno sviluppato proprio l'arte di usare la musica come una drammaturgia parallela, come qualcosa che racconta il film. Quando Sergio Rubini mi ha chiamato per fare questo film, fra mille difficoltà, perché la nascita di questo film ha molte difficoltà, e in partenza non navigava nell'oro, per scherzare, gli ho detto, ma facciamo un commento all'antica italiana. E lui era totalmente d'accordo su questo e per quello mi ci sono immerso. Questo modo di commentare le immagini non ha niente a che vedere con l'uso di questa che ormai possiamo chiamare la Netflix art, cioè il prodotto video che nasce già destinato a un consumo ciclico di serie e di puntate, con un linguaggio musicale anche nei grandi artisti, che sente molto il peso della cultura, lasciatemelo dire, degli spot pubblicitari. La tendenza della lingua musicale, cinematografica, somigliare sempre di più a uno spot cinematografico è un dato di fatto. Poi ognuno lo
può valutare.